Partita bella, credo, combattuta, un bello spettacolo per la pallacanestro. Noi abbiamo avuto veramente molta determinazione e desiderio di portare a casa la posta in palio. Devo dire con molto orgoglio per quello che hanno fatto i ragazzi oggi e devo ringraziare il mio assistente Matteo Iemoli per i suggerimenti importanti che mi ha dato durante la partita e faccio i complimenti anche all'allenatore avversario che davvero mi ha fatto riflettere moltissimo su questa capacità che ha la sua squadra di essere duttile variando i quintetti, variando gli uomini in campo. Devo dire sono suggerimenti importanti anche per me proprio come allenatore per imparare. Analizziamo nei dettagli questa partita, un primo quarto 29 punti, poi un secondo quarto invece veramente pochi punti, un ritorno quindi di Bologna e poi nel quarto quarto è stato battaglia punto a punto. Sì, io credo che il primo quarto abbiamo giocato e espresso una buona pallacanestro giocando contro la difesa individuale. Nel momento in cui noi abbiamo inserito Terrell Stoglin, che è il giocatore ultimo arrivato, il passaggio a zona di Giorgio Valli un po' ci ha complicato le cose, in effetti forse non avendo potuto allenarci molto con il nuovo arrivato su questa situazione ci ha messo un po' in difficoltà. Poi questa zona matchup era davvero complicato da attaccare, siamo andati un po' in confusione, però la cosa importante è che l'abbiamo rimessa in qualche modo in piedi, non tanto pensando a cosa dobbiamo fare in attacco ma quanto a se sbagliamo in attacco un tiro dobbiamo ritornare a difendere. Quella rimessa sciagurata 15 secondi dalla fine ci ha fatto tremare parecchio. Sì, in effetti anche a me. E non di quattro. Parliamo invece delle speranze playoff che sono tuttora aperte. Ma io lascio questa parola, devo dire, a voi giornalisti, mi piace anche sentirla entrare da un orecchio e uscire dall'altro, perché non posso cambiare quello che ho sempre detto ai ragazzi, non ci sono obiettivi se non quello della prossima partita, e sperando di giocare bene, come chiedo a loro ogni volta, proviamo a giocare bene in difesa, in attacco, a migliorarci per far vedere che questa è una squadra che può avere continuità di gioco e continuità magari anche di risultati, chi lo sa, non lo so bene questo, però questa è la cosa importante per me.